Presentato ieri in anteprima nazionale nella sede della Regione Marche, il nuovo regolamento del Ministero dell'Ambiente in via di approvazione per la gestione dei sedimenti portuali e costieri. Ad aprire i lavori la vicepresidente della Regione Marche Anna Casini con il presidente dell'autorità portuale di Ancona Rodolfo Giampieri e il direttore marittimo delle Marche e comandante della Capitaneria di Porto controammiraglio Francesco Saverio Ferrara. L'onorevole Silvia Velo, sottosegretario di Stato all'Ambiente, ha seguito i lavori in streaming, collegata in videoconferenza. In questo momento siamo qui perché presentiamo per la prima volta in anteprima nazionale, perché non è mai stato presentato, la bozza di regolamento, diciamo, che deve essere poi definitivamente approvato sui sedimenti marini e come i sedimenti marini devono essere poi trattati una volta escavati. È un momento molto importante perché i porti, soprattutto quelli delle Marche, che sono porti sia grandi che piccoli, subiscono insabbiamenti proprio per loro conformazione e quindi c'è spesso la necessità di dragare i porti e i progetti di dragaggio dei porti sono molto costosi, soprattutto non tanto per il dragaggio dal punto di vista meccanico, quanto per gli studi preliminari di caratterizzazione e per il trattamento delle sabbie in fase successiva. Ma le novità sostanziali sono soprattutto quelle legate alla semplificazione del percorso per arrivare ai dragaggi, ma soprattutto io credo che la Regione Marche, che ha in qualche modo anticipato alcuni dei temi che sono oggi trattati e fanno parte del nuovo disegno di legge, la Regione Marche che ha anticipato è sicuramente la prima a capire che attraverso la programmazione e non attraverso la soluzione d'emergenza si potrà arrivare a una soluzione importante per fare in modo che i nostri porti, tutti dai più grandi ai più piccoli, possano essere elementi di economia e di sviluppo economico. Il regolamento stabilisce l'opzione della gestione dei sedimenti in relazione alla loro caratterizzazione, valutata con successivi monitoraggi nelle aree di conferimento. I sedimenti potranno essere utilizzati sia in spiaggia emersa che sommersa ed è prevista anche l'immersione in mare e il conferimento in vasca di colmata. Tutto questo però dovrà avvenire nel rispetto di precise regole che garantiscano la compatibilità ambientale. Il provvedimento inoltre conferma le semplificazioni già attuate dalla Regione Marche per le movimentazioni minori e stagionali di sedimenti in spiaggia, finalizzate unicamente a ripristinare le situazioni antecedenti agli eventi meteo marini stagionali e ad assicurare la stagione turistico-balneare.